Ben ritrovati all'appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Oggi puntiamo i riflettori sul mondo del restauro dei beni culturali. In particolare ci occupiamo delle nuove tecniche utilizzate in questo comparto, tecniche innovative che sono state al centro di un importante convegno ospitato nei giorni scorsi a Rosà. Può essere innovazione se non si approfondisce, se non si valuta, se non si conosce. Bastano queste parole pronunciate da Guido Biscontingia, docente di chimica del restauro all'Università Ca' Foscari di Venezia, per spiegare il significato della giornata di studi sulle tecnologie innovative del restauro, ospitata venerdì 19 febbraio nella sala consigliare del municipio di Rosà. Un'iniziativa promossa dall'ente di formazione IRIGEM di Rosà con il patrocinio del Comune, alla quale hanno partecipato docenti universitari, architetti, ingegneri ed esperti di restauro in arrivo da tutto il Veneto e non solo. Uno scambio tecnico-culturale che ha guardato soprattutto alle esperienze pratiche con applicazioni di tecnologie innovative nel campo dei beni artistici, storici e monumentali. Ricerca e conoscenza, il titolo della giornata di approfondimento, nata da un'idea ben precisa. Allora, nasce dal fatto che la ricerca tecnologica è molto avanzata e i restauratori o architetti, i miei colleghi, devono conoscere queste nuove innovazioni. Quindi ricerca e conoscenza è un binomio per entrare nelle nuove tecnologie innovative e applicarle. Ad accogliere i relatori, aprendo ufficialmente la mattinata di lavori, sono stati il sindaco di Rosà Paolo Bordignon e l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Appuntamento diverso oggi in sala consigliare qui a Rosà. Sì, è una mattinata importante sotto l'aspetto culturale, ma anche sotto l'aspetto di ramo professionale e tecnico. E l'amministrazione comunale di Rosà ha aperto le porte della sala consigliari, un momento particolare ma importante, questo anche per far vedere che l'amministrazione e la parte pubblica è una sinergia col territorio. Colgo l'occasione per ringraziare l'ente IRIGEM che dà un'opportunità soprattutto sull'aspetto formativo all'intero territorio bassanese, ma soprattutto anche a Rosà, essendo di Rosà. Un convegno, credo, quindi di esperti addetti ai lavori, ma che può anche aprire strade nuove anche ai nostri giovani che cercano di guardarsi attorno, ma anche di trovare dei settori che possono effettivamente dare dei contributi positivi. Tutto quello che fa capo all'arte, alla cultura, al recupero del nostro patrimonio, credo che rappresenti effettivamente qualcosa di importante su cui investire. In un paese come il nostro, l'Italia, ricco di un patrimonio storico, artistico e architettonico pressoché illimitato, quello del restauro è un ambito dalle innumerevoli possibilità di applicazione. Ma se un tempo gli interventi apparivano quasi una sorta di magia, oggi le tecniche di restauro sono studiate ed analizzate in ogni minimo dettaglio, tanto da diventare sempre più scientificamente studiate grazie all'intervento ormai massiccio della ricerca e delle università. Le nuove tecnologie si sono adattate, è un percorso che va in andata e ritorno, cioè ci sono nuove tecnologie dedicate al restauro e il restauro che chiede all'università ovviamente che si sviluppino nuovi metodi di controllo, diagnostica, intervento, quindi diciamo è un continuo interloquire tra i due aspetti della conservazione. Abbiamo bisogno di apprendere, di conoscere, è proprio nell'analisi. Oggi abbiamo strumenti tecnici che ci consentono di approfondire le conoscenze e quindi la conoscenza diventa il veicolo fondamentale per ottenere dei risultati che, pur in linea con la tradizione storica, ma siano risultati molto più convincenti sotto il profilo proprio della scientificità e della durata anche dell'intervento medesimo. Test di laboratorio e di cantiere, nuove esperienze tecnologiche dai sistemi laser alle sostanze prodotte sperimentalmente. È vastissimo l'ambito delle innovazioni in campo di salvaguardia e conservazione dei beni culturali, ambito che nel corso della giornata di studi di Rosà è stato sviscerato in ogni suo aspetto. Ci siamo focalizzati su tecniche di pulitura innovative quali laser,
sistemi di individuazione di degrado di decorazioni strutturali, murature attraverso suoni a bassa frequenza o tomografia assiale anche di monumenti, sistemi di controllo del problema sismico e come intervenire su edifici che subiscono sistemi, diciamo, di alterazione sismica, quindi nuovi materiali. I lavori è stato Ranieri Zandarin dell'Ordine degli Architetti della provincia di Padova, che si è concentrato sull'innovazione tecnologica nel campo della conservazione. Mentre Calcagno, tra i pionieri nell'uso del laser per il restauro, ha spiegato l'uso di questo strumento partendo da risultati concreti come quelli ottenuti nella pulizia dei marmi di Palazzo Vendramini Callergi di Venezia e della Public Library di New York. Ma Calcagno si è concentrato anche su un intervento realizzato a Rosà con un'altra tecnica, l'indagine di distacchi radiali mediante l'auscultazione diretta e mappatura delle isodegrado. In questo caso, infatti, l'esempio concreto portato all'attenzione degli esperti è stato il lavoro svolto assieme agli studenti del corso di tecnico del restauro dei beni culturali, organizzato dall'ente di formazione IRIGEM, sull'affresco del XVIII secolo presente sul sottoportico che collega Piazza della Serenissima con la biblioteca comunale. Grazie alle nuove tecnologie, come quelle impiegate a Rosà, si riesce oggi a risanare un affresco, un dipinto o qualsivoglia opera d'arte in modo sempre più efficace e meno invasivo. Una tecnica assolutamente rispettosa delle opere da recuperare, com'è quella della tomografia sonica in 3D, presentata da Guido Driussi in occasione del convegno di Rosà e applicata nella valutazione degli interventi di consolidamento di murature. Tutti sappiamo cos'è una tomografia, una TAC. Quindi la tecnica è sostanzialmente simile, ovvero una serie di segnali sonori che passano attraverso il nostro oggetto da indagare, nel caso la muratura, e dalla ricostruzione della velocità di come passano questi segnali si ha una valutazione sulla distribuzione all'interno della struttura dei vuoti e dei pieni, quindi delle discontinuità e dove bisogna intervenire. A seconda dei segnali sonori ne esce una mappa ben precisa, grazie alla quale il restauratore potrà organizzare il suo lavoro. Si crea una mappa a colori, in falso colore non ha importanza, esattamente come quella che vediamo in un referto medico, che ci dà una collocazione precisa di dove sono le aree dove dobbiamo intervenire. Con l'applicazione della tomografia sonica 3D, il lavoro del restauratore subisce un sensibile miglioramento in termini di tempo e di qualità, come ha spiegato lo stesso Driussi. Più che velocizzarlo, che è un oggetto, una questione che ci interessa relativamente, anche se è importante, ci dà una collocazione esatta dove intervenire, come di nuovo l'esempio medico, come il medico va a intervenire esattamente in quella posizione e non in un'altra. Quindi diciamo che evita magari delle indagini inutili. Evita delle indagini inutili sicuramente. Accanto alle tecniche, la giornata di studi rosatese ha permesso di approfondire anche gli ultimi ritrovati nel campo dei materiali. Prodotti compositi di nuova generazione realizzati in laboratorio grazie alla collaborazione con gli ambienti universitari. Oggi è stato presentato un excursus sui nuovi prodotti per il consolidamento delle superfici architettoniche. Sono nuovi prodotti che hanno necessità di essere testati passando da un microsistema che è quello del laboratorio al macrosistema che è quello dell'edificio, della struttura, e ovviamente quello che noi dobbiamo fare è preoccuparci di prendere poi, come dicevo, il ritorno, cioè la valutazione degli effetti non solo nell'immediato ma anche a lungo termine. Come le tecnologie più innovative, così anche i materiali oggi in uso nel mondo del restauro e della conservazione dei beni culturali rispettano maggiormente le opere su cui agiscono, risultando meno invasivi e più efficaci di quelli impiegati in passato. Ci sono più rispettosi, ecco. Quanto all'efficacia, questa è tutta una valutazione che deve essere fatta a posteriori sulla base di una serie di stime che noi dobbiamo mettere a punto e di valutazione anche di che cosa vogliamo esattamente ottenere. Innovazione, modernità, rinnovamento sono dunque parole diventate ormai di uso comune nel vocabolario di un mondo, quello dell'arte, di per sé antico. Ma il legame con il passato resta, anzi è proprio dal passato che si parte per realizzare i nuovi strumenti. Si cerca da un lato di andare al passato, cioè di
studiare quali sono stati gli effetti appunto di interventi eseguiti in passato con materiali tradizionali e di innovare questi materiali tradizionali per renderli sempre più efficaci alla luce anche di quelle che sono le nuove condizioni ambientali, le nuove forme di stress di questi materiali che non sono sicuramente quelle del passato. Ciao, riferendo all'inquinamento immagino. All'inquinamento, ai cambiamenti climatici, alle nuove situazioni che si vengono a verificare con le piogge che sono molto intense, magari più rare ma molto più intense per quanto riguarda l'effetto sul materiale. Risultati migliori e più duraturi, questo è l'obiettivo che si pongono di raggiungere le tecniche innovative. Tecniche, seppur spesso sperimentali, operano pur sempre nel rispetto delle opere da conservare. Il rispetto è fondamentale, anzi, rispetto è parte dell'etica. Ecco, l'etica vive costantemente, no? Ecco, anche diciamo, sotto il profilo del restauro. Il restauratore deve garantirla questa, è la sua serietà, è la sua professionalità. Che poi adotti una tecnica o adotti un'altra, anzi che si perfezioni nell'uso delle tecniche, beh, questo è pure moralità. La mattinata di confronto organizzata a Rosà ha visto anche gli interventi di una nutrita rappresentanza del mondo accademico e professionale, Emiliano De Biasi dell'Università di Ingegneria Meccanica di Trento, che ha indagato i sistemi di monitoraggio per la rilevazione del danno sismico sugli edifici storici, e ancora Gabriele Marchini, che ha illustrato l'impiego dei metalli a memoria di forma. L'appuntamento con ricerca e conoscenza, insomma, ha messo in luce le infinite possibilità offerte dalle tecnologie innovative in un incontro pensato innanzitutto come scambio di conoscenze. Una cosa non comune tra i professionisti, spesso alle prese invece con personalismi e gelosie. Cioè, io non credo che ci siano i miei colleghi qui al convegno che vogliono mantenere un'informazione, anzi è importante trasmettere queste nuove innovazioni ai giovani restauratori, agli architetti, che per lo più sono anche non alla conoscenza di queste procedure. Per una giornata, insomma, gli occhi sono stati rivolti al futuro, in parte già divenuto presente. Molte delle tecniche innovative presentate a Rosà, infatti, sono già materia di studio. Accade al corso di tecnico del restauro dei beni culturali organizzato dall'ente di formazione IRIGEM, che proprio in queste settimane sta organizzando le selezioni dei corsisti. Interamente finanziato e dunque gratuito per chi lo frequenta, il corso ha una durata triennale. Se le tecniche e i materiali continuano ad evolversi, ciò che invece sembra non vedere possibili miglioramenti è la cronica mancanza di fondi assegnati al mondo dei beni culturali e alla loro conservazione. Il problema ce lo portiamo avanti, ad esempio, negli edifici, ce lo troviamo poi in tutto il patrimonio mobile, quanti affreschi che stanno perdendosi, anche qui a Rosà dove stiamo in questo momento. Ecco, vedevo, c'era una Madonnina, un bel capitello, guardavamo prima, ci sono ancora gli angioletti, no? Ecco, però la Madonnina non c'è più. Scomparsa, sparita. Quindi anche questo è parte della nostra cultura, è non soltanto un'espressione artistica, è anche quello che siamo dentro di noi. Per tutto il resto del mondo, infatti, l'Italia è sinonimo di bellezza e arte, quell'arte che dovrebbe essere inesauribile risorsa per il nostro paese e invece rischia di diventare un costo insopportabile, come dimostrano i continui tagli alla cultura. In Italia non riusciamo mai a fare sistema, ecco, in questo senso, no? Parliamo, però alla fin fine ci mancano un pochino tutte le forze, no? E anche le iniziative per poter organizzare una vera e propria, possiamo dire, politica culturale, e che poi conservare significa anche valorizzare. Non conserviamo per dimenticare, per mettere in un deposito, dobbiamo valorizzarlo, fruirlo. Dobbiamo quindi organizzare un'attività che possiamo, di fruizione, anche di un turismo selezionato, particolare, che possa capire queste cose. Ma tutto deve integrarsi, capisci? Altrimenti non può funzionare. E anche per questa settimana Idea Formazione termina qui. Arrivederci.